Sesta e ultima prova del campionato italiano Epoca UFO 2021 sulla pista di Lesignano de Bagni in provincia di Parma l'11 e 12 settembre. Appuntamento decisivo per assegnare i titoli italiani ancora in palio. 4 erano stati già conquistati matematicamente in anticipo nella scorsa gara di San Marino, mentre gli altri 15 sono ancora tutti da decidere. Nonostante i lunghi mesi di siccità, la pista di Lesignano si presenta in condizioni perfette grazie al grande lavoro di preparazione del Motoclub Parma e i piloti possono pensare a divertirsi in tutta sicurezza. E a fine gare, sul podio, una grande sorpresa. Michele Rinaldi, il primo italiano campione del mondo di motocross della storia, a premiare tutti i protagonisti. Categorie A1, A2, A3, quelle per le moto e i piloti meno giovani, ed è il solito Massimo Trollo a fare la voce grossa. Il veneto del motoclub Gaerne porta la sua BSA al successo in entrambe le manche, anche se per il campionato della sua categoria, la A1, deve accontentarsi del terzo posto finale a causa dell'assenza per infortunio nelle prime gare stagionali. Dietro a Trollo si alternano Enrico Bertone su Rickman Métis, primo della A2, e Flavio Soldà su CCM, primo della A3. I titoli italiani invece vanno a Giovanni Rungaldier nella A1, Enrico Pezzaglia nella A2 e Marco Graziani nella A3. Il podio della A1 è per Trollo davanti a Fioroni e Civitarese, nella A2 successo di Bertone davanti a Corti e Morini, mentre nella A3 vince Soldà davanti a Graziani e Mugnaini. B1, B2, C. Walter Chiappa e Alessandro Orbati, i due grandi mattatori della stagione, continuano a duellare anche nella gara finale. Chiappa, in sella a una Maico, si porta a casa l'assoluta di giornata, ma a pari punti con Orbati, che era in testa alla classifica alla vigilia di questa gara e quindi si aggiudica il titolo della C con la sua Villa. Dietro ai primi due, ottime prove per Giordano Dallari su Maico, Paolo Fiorucci e Gianluca Gallingani su Villa. Fiorucci è anche il campione della categoria B2, mentre la B1 va a Gommino su Aspes. In questa gara di Lesignano, podio della B1 per Filippini davanti a Fiaccadori e Borgogelli. Nella B2, primo Gallingani, poi Giorgio Orbati e Fiorucci. Nella C, successo di Chiappa davanti ad Alessandro Orbati e Dallari. D1, D2, Alessio Soldà su Husqvarna e Gianni Gismondi su Honda si scambiano equamente vittorie e secondi posti con il successo di giornata della D2 che in questa gara va a Gismondi. Emanuele Carosi su Honda si accontenta di controllare la situazione al terzo posto, piazzamento che gli è sufficiente comunque per vincere il titolo della categoria D2. Nella D1 a Lesignano vince Massimo Marescalchi su Yamaha, ma il campione è Giuliano Giovannelli su Suzuki. Quindi il podio della D1 di Lesignano è per Marescalchi davanti a Giovannelli e Bandini, e della D2 Gismondi primo, secondo Soldà e terzo Carosi. D3, G1, G2. Grande tasso tecnico per queste manche, dove c'è in gara anche Thomas Ragadini, pilota che abitualmente corre con buoni risultati il campionato italiano Prestige. Ragadini, in gara qui con una Honda, vince la prima manche, ma in gara 2 un problema lo rallenta e lo costringe al quarto posto. Così Nicola Stumini su Yamaha si aggiudica manche e assoluta della G2, non riuscendo però a strappare il titolo a Lucio Di Masi su Honda. Franco Ulivi su Kawasaki è secondo in gara 2 e ritirato, secondo in gara 1 e ritirato in gara 2 e deve lasciare la vittoria di giornata a Michele Franchini su Kawasaki, ma il titolo era già suo dalla scorsa prova di San Marino. Marco Volpe è il migliore della G1 con Andrea Ferrari che però si prende il titolo, entrambi corrono su Suzuki. A Lesignano podio della D3 per Franchini davanti a Fiorentini e Ulivi, nella G1 vince Volpe su Ferrari e Mozzo. Nella G2 vince Tumini davanti a Ragadini e Di Masi. E1, E2, E3. Doppietta di Christian Bonardi che con la sua Kagiva E3 precede sempre Ivano Ferrari anche gli su Kagiva.
La tripletta della Casa dell'Elefante si completa con Roberto Montironi, mentre nella classifica finale di campionato il titolo va a Ferrari. Gianni Gismondi, con due manche nella top 5 assoluta, porta la sua TGM al successo di giornata della E2, ma il titolo qui va alla Suzuki di Graziano Gardini. Nella E1 invece vince Alessandro Orbati su Villa, già campione dalla gara di San Marino. E1 quindi vinta da Orbati davanti a Bandini e Pini. Nella E2 il podio è per Gismondi su Gardini e Cacciavellani. Nella E3 vince Bonardi davanti a Ferrari e Montironi. E4 e 5, Franco Ulivi, Mattatore con la sua Honda. Il toscano conquista gara e titolo della E4, facendo anche quest'anno il bis di campionati, così come ha fatto Alessandro Orbati. Dietro a Ulivi, a Lesignano, arriva Cristian Calvaresi su Honda, mentre Michele Ciceri è fuori dal podio a causa di una seconda manche sfortunata, nonostante la piazza d'onore in gara 1. Nella E5, cioè le moto da 80 di cilindrata, col titolo già vinto da Alberto Ferrari su Suzuki, l'ultima gara si la giudica Mirko Madaschi, anche lui su Suzuki. Podio della E4 per Ulivi davanti a Calvaresi e Bonardi. Nella E5 è successo di Madaschi su Meroli e Pesce. F1, F2, doppietta di un velocissimo Stefano Dalla Libera su Bombaci. Roberto Meroli su HRD è l'unico che riesce a contenere il ritardo su dimensioni accettabili, mentre Massimo Pesce, sulla sua TM, è veloce sul giro secco ma fa fatica a tenere il ritmo. Con due quarti posti, Fabrizio Puglia gestisce il suo vantaggio in classifica e si aggiudica il titolo della F2 con una TGM. La F1 viene invece vinta da Gommino su Aspes, ma a conquistare la tabella numero 1 della stagione è Paolo Guido Bregalanti su TGM, quindi doppietta TGM in queste categorie F. Podio F1 di Lesignano per Gommino davanti a Marchesini e Pettinari, podio F2 per Dalla Libera davanti a Meroli e Pesce. Panoramica che si chiude con le gare del gruppo 4, la categoria in cui non si parte tutti insieme dal cancelletto e vince il pilota più costante sul giro. Il migliore è Moreno Mambelli su Honda, che si aggiudica la vittoria e il campionato difendendosi ottimamente dagli attacchi del rivale Gianluca Gallingani su Villa. Gallingani che in questa gara chiude terzo, dietro anche a Marco Fiaccadori. Si chiude così il campionato italiano Epoca UFO 2021, ma la stagione del cross vintage non è ancora finita. Il 2 e 3 ottobre appuntamento con la grande festa del Trofeo delle Regioni a Lanciano.